già avuto esperienze con una ragazza. Tutto, voglio dire. Ne hai già baciata qualcuna proprio sulla bocca. Sì. Senti, io ho voglia di mangiare un gelato, tu? Ho voglia di farmi una fumata. Hai mai visto due adulti quando fanno sul serio? Insomma, quando fanno l'amore. Cioè, vuoi dire... Sì, quando fottono. Che significa? Non sai che significa fottere? Come lo chiamate voi? Come chiamiamo cosa? Quello con cui vengono i figli. Ah, vuoi dire scopare? Noi lo chiamiamo scopare. L'hai mai guardato fare? No. E ti andrebbe di vederlo? Non mi piace guardare certe cose. Ah. Che dovevi farmi vedere di tanto eccezionale che a Berlino non c'è? La mia baracca. E che ha di speciale quella baracca? Non riusciresti a capire. Adesso tu, sorellina. Mi perdoni, non ho capito che cosa ha detto, signor avvocato. È un buon contratto, signora Kupka. Davvero un buon contratto. Già, già. Il mio povero marito è morto 12 anni fa. Da allora sono vedova. Mi ha lasciata sola. Lei potrà vivere tranquillamente in una bella casetta sino alla fine dei suoi giorni. E inoltre riceverà una bella somma. Non si deve preoccupare. 5 ettari di terreno. Quando il mio povero marito era in vita, ne avevamo la bellezza di 13 e mezzo. Erano sufficienti per noi due soli, senza i figli. Signora Kupka, questa è la prima rata. 500 Reichsmark. Questi soldi sono suoi, li ecco, prego. Li conti. Che uno, cosa dice? 2, 3, 4, 5. Ecco. Anche Cerpulic ha venduto il suo terreno, 20 ettari aveva. Lo sa che tra non molto costruiranno il grande aeroporto di Gleiwitz, Hindenburg e Beuthen. Le avrebbero espropriato tutti i suoi terreni con la casa sopra. Sì, sì, la guerra comincerà stanotte. Venga. Ha davvero una brutta asma, quel Cerpulic. Sono sicura che la guerra lo farà morire il primo giorno. L'arciprete li trova troppi, 4 Reichsmark al metro quadrato per il mio prato. Mai cedere, sorellina. E se ci sarà la guerra? Vincerà la Germania. E la Chiesa sarà felice di pagare il prezzo richiesto. Non offre più di 3,60. Li offre anche il conte Tille Winkler. E che se ne fa il conte di quel prato? Lo rivende all'arciprete Pattas aggiungendo 2 Reichsmark al metro quadrato. Solo perché lui è evangelico e l'altro invece è cattolico. Con tutti i soldi che hai potresti anche farti fare una targa nuova. Ci vediamo più tardi. Siete arrivati. I vostri spaventosi parenti sono tutti riuniti. Hanno mangiato montagne di roba. Tieni, questi sono da lavare. Questi sono da lavare. E uno ha avuto anche il coraggio di dire che per una festa della vigilia delle nozze non c'era abbastanza da mangiare. È davvero incredibile. Per fortuna Valeska li conosce fin troppo bene. Prendete il vassoio dei panini. Vieni, Andreas, vieni.
Questo giovanotto è Andreas, il figlio della sorella di Valeska, quella che rimase uccisa qualche anno fa cadendo da cavallo. Lei è Ulla Osadnik, suona il piano come Clara Schumann, così almeno dice Valeska e penso che lo sappia, le ha insegnato lei a suonare. Sei fatta male? No, per fortuna c'eri tu. Vuoi imparare a suonare? È stato Josel a dirtelo. Hai talento? Di sicuro non suonerò mai bene come te. È importante avere le dita agili, fammi vedere. Parlami di Chopin, per favore. Era il compositore che amò la scrittrice George Sand appassionatamente. E lei lo amava? Tu ami Chopin? È molta la gente che dice di amare Chopin. Ma occorre saperlo suonare. Ti va di suonare il preludio? O vuoi aspettare finché viene Josel? Ci verresti con me a Varsavia nella chiesa di Santa Croce, dove è conservato il cuore di Chopin? Perché vuoi andare a vedere il suo cuore? Perché possiamo diventare dei grandi virtuosi. Allora ci vieni. Sì, vengo insieme a te. Josel, mi devi aiutare. Che cosa hai fatto al labbro? Me lo sono morso. Sei caduto? Mm. Ti passerà subito, vieni. Per ascoltare il notiziario, porta la radio nella stanza del pianoforte, non disturbare tuo padre. Ci stavano strimpellando Ulle e Andreas. Hanno detto qualcosa di nuovo?